ci sono, secondo me, due grandi scuole. C'è la scuola dell'impresa, intesa come io faccio l'imprenditore per appagare i miei bisogni e per realizzare i miei sogni, diciamo così, questo è uno dei grandi cavalli di battaglia, no? Di chi a volte fa formazione all'imprenditore. E c'è un'altra parte di impresa che dal mio punto di vista, attenzione, in realtà è l'unico vero modo per fare imprese, l'unica vera accezione di essere imprenditore, che è l'imprenditore come ruolo sociale, che è l'impresa come una vera attività sociale. Ora, un imprenditore che si chiama tale non può prescindere da questo. Ma attenzione, va da sé ed è normale che nel fare impresa, un imprenditore realizza come persona anche le sue aspirazioni umane, Beh, sì, personali. concordo. Però io su questo sono veramente estremista ed è una cosa che mi ha sempre contraddistinto anche nei momenti più difficili della mia azienda. In realtà io non ho mai pensato alla mia azienda, alla mia attività imprenditoriale come uno strumento per fare soldi. Può sembrare paradossale, Pier, anche perché sai che sono stato anche mediamente in grado di farne, ma non è mai stato questo il punto. Non è mai stato questo il punto, non è mai stato quello per me il focus. Per me ci sono almeno sei cerchi. Io li chiamo i sei cerchi d'oro del fare impresa, no? Sono dei cerchi di influenza attraverso il quale l'imprenditore esprime il vero significato di fare impresa. Allora, indubbiamente, il primo cerchio, ed è questo uno ad esempio delle cose che bisogna comunque tenere in considerazione quando uno fa partire la propria azienda, ed è giusto e normale che sia così, il primo cerchio è noi stessi, la nostra famiglia. Nel senso che non puoi pensare a far del bene agli altri quando i tuoi figli non mangiano, ok? E questo principio, no? È un principio ovvio e normale. Poi anche qui è una questione di equilibrio, nel senso che fin dove è necessario, come dire, dare un determinato benessere a discapito di, oppure quanto ti stai concentrando effettivamente su dare il tuo supporto alla famiglia. Però ovviamente il primo cerchio dell'impresa è il cerchio che ha a che fare con te e con la tua famiglia. Ok, se sei da solo, ovviamente ha a che fare con te stesso e il tuo benessere. Se hai una famiglia, il primo cerchio è l'impatto che la tua azienda ha sui tuoi cari, quanto puoi curarli, quanto puoi educarli, quanto puoi aiutarli a istradarli nella vita. No, tu lo sai, io ho cinque figli e di conseguenza è moltiplicato per X, no, questo pensiero. Poi c'è il secondo cerchio. E il secondo cerchio sono i tuoi collaboratori. La tua azienda ha come scopo il benessere del tuo staff. Il benessere del tuo staff da più punti di vista, da un punto di vista economico. Cioè devi avere delle persone che possono realizzarsi economicamente attraverso la tua impresa, che possono avere una possibilità di sviluppo, una possibilità di carriera, che possono essere soddisfatte, appagate di quello che fanno, che possono avere come mezzo di realizzazione personale, esattamente come te all'interno del tuo primo cerchio, l'azienda nella quale lavorano. E questo è il tuo secondo cerchio, il tuo secondo impegno. E attenzione, sono dei cerchi che vanno sempre più verso l'esterno perché non puoi saltare questi cerchi. Non puoi pensare di soddisfare i tuoi clienti, che è il tuo terzo cerchio, se prima non hai soddisfatto il secondo cerchio. Perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, il terzo cerchio, ad esempio nel mio caso personale, sono i miei partner. Ok? I miei partner della rete in franchising.
che è riduttivo chiamarli clienti, ma sono loro. Perché? È perché i miei partner sono le persone che si sono affidate a me, sono le persone che contano su di me. E il mio scopo, il mio obiettivo è quello di aiutare loro a realizzarsi, aiutare loro a ottenere di più dalla loro attività. E dalla loro attività significa, come sappiamo benissimo, una migliore qualità di vita, non semplicemente fare 10.000 euro di utile a fine mese. Per carità, è un pezzettino di, ma non è tutto. Soprattutto perché la qualità di vita è legata anche ai propri ritmi, a del tempo da dedicare a se stessi, alla propria famiglia, ai propri cari. E poi, ovviamente, ci sono i clienti dei clienti. E nel mio caso, i clienti dei centri estetici e sono il mio quarto cerchio. E sono quello che io posso fare indirettamente per un pubblico ancora più vasto, e dobbiamo sempre pensare al nostro business, che impatto può avere su più livelli. Perché il modo in cui noi impattiamo sui vari cerchi della nostra azienda, esattamente come un sasso in uno stagno, in un corso d'acqua, crea degli anelli concentrici, no? Che si sviluppano e che in realtà possono avere un impatto molto più alto rispetto a quello che pensiamo. E poi c'è il quinto cerchio, che per me è un aspetto molto importante, cioè quanto la tua azienda può avere un impatto sul sociale e quindi quanto la tua azienda, nella misura in cui crea utili e crea ricchezza, può essere uno strumento per aiutare persone meno fortunate, paesi meno fortunati, per poter contribuire a chi non ha abbastanza risorse, che necessita, di aiuti esterni. Certo. Questo è un aspetto fondamentale, nel senso che uno degli scopi dell'azienda è creare ricchezza da redistribuire. Se non capiamo questo, vuol dire che non abbiamo capito niente del fare impresa. E poi c'è il sesto cerchio, che paradossalmente è l'ultimo per me. E il sesto cerchio è la realizzazione di noi come persone. Che però, attenzione Pierre, si può ottenere soltanto se hai realizzato prima i cinque cerchi, non il contrario. C'è chi pensa all'azienda esattamente in maniera capovolta, cioè pensando che soddisfando il proprio egoismo e soddisfando la propria sete di potere, di successo, di realizzazione, allora ha la forza per fare il resto. E invece è esattamente il contrario.